pareggio che fa rima con salvezza. Il 2-2 col Riccione permette al Notaresco di toccare quota 40 punti e poter pensare a qualcosa in più nelle ultime 8 gare di campionato. Non è stato facile venire a capo però della squadra di Ferioli, intermezzo tra l'esonerato Riolfo e un nuovo tecnico che in casa romagnola sarà deciso in 24 ore. Prima frazione insufficiente dei padroni di casa, schierati in maniera che si definirebbe per alcuni versi sperimentale, con Francofonte trequartista e la coppia offensiva Belloni-Ruggero. Il destro di Daloi in apertura è un'illusione per un Notaresco abulico in una prima parte di gara nella quale il Riccione a fare la voce grossa e a passare alla prima vera occasione del minuto 12. Diodato da destra pennella per Pellacani, lasciato completamente solo e libero di battere Curtosi per il vantaggio biancazzurro, che indirizza l'inerzia del match a favore degli ospiti che sfiorano il raddoppio col piazzato di Caponi. Matteucci non riesce nella deviazione, pallone che incoccia sulla traversa prima che Ferrara manchi il tapin decisivo. Ancora Riccione al 19°, Matteucci con spazio libera il destro, Curtosi controlla. La reazione rosso-blu è a tratti sterile. Al 34° il corner di Pietrantonio trova la deviazione di Ruggero, debole. Notaresco che però a fine tempo trova lo spunto vincente. Forcini da sinistra ubriaca Morai, palla per Marrancone che colpisce male ma facendo diventare il suo tocco un assist per quello vincente di Belloni che va in doppia cifra, 10° gol in stagione in rosso-blu. La ripresa vede un Notaresco più spigliato, Ruggero manca la stoccata lanciato in campo aperto e Riccione ne approfitta. Al 56° Casella stende Martinelli in area di rigore, Ferrara dal dischetto si fa ipnotizzare da Curtosi ma Caponi è il più lesto a riconsegnare il vantaggio a Riccione. Neppure il tempo di festeggiare l'1-2 che Di Bartolo è entrato nel secondo tempo, così come un positivo Bonfiglio, serve Pulsoni. Pallone ancora per Belloni e stesso risultato del 44°. Doppietta per l'attaccante che sale a 11 centri e libera il Notaresco che da questo momento in poi colleziona una serie incredibile di opportunità per vincerla la gara. Pellacani salva sull'incursione di Pietrantonio che poi col sinistro calcia fuori. Ruggero dimostra il poco cinismo calciando debolmente sul servizio di Belloni, lo stesso che imbeccato da Casella riesce solo a stoppare la sfera in area di rigore senza avere la forza di calciare le spalle di Rossi. I rossoblu si salvano un minuto dopo su una mischia a ridosso di Curtosi nella quale si fa male Marrancone. L'ultimo sussulto è di Bonfiglio, Rossi respinge e di fatto consegna agli archivi un pari che se per il Riccione è ancora interlocutorio in chiave salvezza, per il Notaresco ha il dolcissimo retrogusto di obiettivo raggiunto, almeno il primo.